Buongiorno da BTV News. Oggi 25 giugno è San Guglielmo. Oggi si celebra il Color TV Day, giornata che commemora la messa in onda della prima trasmissione televisiva a colori nel 1951, celebrando l'evoluzione della tecnologia televisiva. La prima trasmissione commerciale fu uno spettacolo di varietà contenente un certo numero di intrattenitori, il cui nome sarebbe diventato leggenda, tra cui Ed Sullivan. La televisione iniziò ad essere sperimentata per la prima volta alla fine del XIX secolo, ma a quel punto l'elettronica semplicemente non era abbastanza avanzata per far funzionare il processo in modo efficace. Passarono altri 30 anni prima che venisse messo insieme qualcosa di simile a un sistema di trasmissione televisiva di successo. Ma anche allora fu solo nel 1935 che iniziarono le trasmissioni regolari in bianco e nero, che contenevano solo 108 righe per fotogramma. La televisione a colori era in fase di sviluppo già nel 1897, ma non venne realizzata fino al 1928. La prima trasmissione vera e propria si tenne dal 1938 e nel 1951 il lancio. Oggi è anche la giornata nazionale della pasta allo scoglio e alla pescatora, e la giornata internazionale del pesce gatto. Tra i nati in questo giorno abbiamo George Orwell, 1903, Roberto Vecchioni, 1943, e George Michael, 1963. Tra i scomparsi ricordiamo Michael Jackson, 2009.